Buongiorno a tutti, sono Pier Cesarato, sono uno chef vegano. Sono conosciuto col termine cucinando mi perdo, è una lunga storia. In passato, negli scorsi 10 anni in cui sono stato vegano, ho viaggiato il mondo in bicicletta col nome Pedalando mi perdo. E ho viaggiato più di 35.000 km in giro per il mondo, in 4 continenti, tra cui Europa, Asia, Sud-Est Asia, Australia e Africa. Ho fatto 9 viaggi. E ho imparato veramente tanto nella cucina, estasiato dai popoli che conoscevo, dalle loro culture, mi sono avvicinato sempre di più alla cucina, cosa che già mi appassionava nel tempo, e così poi tramite corsi ho iniziato la mia avventura nella cucina vegetale. E quindi oggi sono qua, ospite di Animal Save Movement, per raccontarvi un po' di cucina vegetale e andare a scoprire il magico mondo della fermentazione e della cucina crudista. Oggi propongo, il menù propone un raviolo crudista di sedano rapa. All'interno troviamo una crema di anacardia rosmarino, è una finta ricotta, perché in questo caso non è fermentata, è una finta ricotta. Non è cagliata, di anacardia al rosmarino con barbabietola, e vicino avremo una piccola fermentazione di cavolo cappuccio, e poi andremo a creare il nostro impiattamento in maniera carina e golosa. Quindi niente, iniziamo con un impiattamento semplice. Abbiamo i nostri prodotti che io ho già ovviamente precedentemente preparato, perché per una buona preparazione in questo caso ci vuole tempo, gli acidi hanno dovuto avere il tempo di agire. Ho preso il sedano rapa, l'ho tagliato diciamo a forma cubica, in questo caso per fare in modo che il raviolo avesse già una forma vagamente quadrata o rettangolare. Gli ho dato una marinatura con del semplice aceto di mele, sale e olio. L'impiattamento lo svolgiamo in questo modo. Una volta che sono passate le mie 6-8 ore, quindi la marinatura ha avuto il suo effetto, in questo caso vedrete che da cosa vedete che ha diciamo cucinato il prodotto si piega come un foglio, è molto morbido e molto cotto. Quindi noi andiamo a prendere la nostra finta ricotta, andiamo a fare un cuore, vedete il colore com'è acceso grazie alla barbabietola, e poi andiamo a dargli una piega così. Ovviamente ci sono molti modi in cui possiamo vedere il nostro raviolo. Quindi pian piano andiamo a creare il nostro impiattamento. Non è un grosso lavoro, alla fine è solo una mandolinata molto veloce, però è un piatto freschissimo, goloso, anche come sapori intenso, perché il sedano rapa ha un sapore comunque molto particolare, molto peculiare, che permane poi in bocca. Abbiamo la grassezza dell'anacardo, ma anche i colori bellissimi della barbabietola. In questo caso, parlando di colori, vado a sfruttare la trasparenza di un prodotto tagliato molto fine ed è bianco, quindi il nostro sedano rapa, essendo diciamo tenente al bianco, tagliato molto fine, diventa trasparente. Quindi se avessi fatto un anacardo col colore naturale, sarebbe diciamo non avrebbe dato nessun contrasto e sarebbe stato un po' diciamo anonimo poi nell'impiattamento. Quindi noi andiamo a fare il nostro piatto. In generale nella cucina, quando andiamo a impiattare degli elementi, cerchiamo sempre di tenerli dispari. Il dispari nel piatto risulta sempre più bello da vedere. L'occhio umano funziona in questo modo, quindi quando andiamo a mettere degli elementi prediligiamo l'1, il 3, il 5, il 7 e via così.
Andiamo a fare l'ultimo. Così. Lasciamo un attimo che assorba un po' il colore. E ora, dopo aver fatto la prima parte del piatto, andiamo a crearci la seconda parte del piatto, che in questo caso non è stata fatta anticipatamente, ma dobbiamo farcela a mano. Quindi ecco che tiriamo fuori il necessario per fare il piatto noi. In questo caso io cosa voglio fare? Voglio fare un fermentato di cavolo cappuccio cuore con un po' di carota e poi andremo a creare la nostra fermentazione. Ovviamente questo è solo dimostrativo, perché per la fermentazione in sé ci vorranno almeno 4-5 giorni perché diciamo sia partita in maniera giusta, però ovviamente finiremo il piatto come se fosse la nostra fermentazione finita. Il risultato sarà un cavolo fermentato, quindi ricco di tutti quei batteri lattici che faranno benissimo al nostro sistema digerente e ci daranno un sacco di, diciamo, vitalità in più, con vicino un cibo crudista, quindi tutto crudista, con vicino dei ravioli di sedano rapa con una finta ricotta. Quindi diamo il via al tutto. Da cosa si comincia? Io qui ho portato, diciamo, attrezzatura totalmente domestica, non volevo fare lo chef che arriva con attrezzatura mai vista, no? Quindi noi abbiamo il nostro cavolo, abbiamo una mandolina che ho comprato ieri all'Esselunga, quindi preciso, non si sbaglia. Andiamo a lavorare con una salatura a secco. Un po' di teoria. Quando si fa una lattofermentazione si lavora principalmente su due strade: o la salatura a secco, quindi si pesa il vegetale, insomma quello che si vuole fermentare, e si va ad aggiungere, diciamo, il 2-3% o di più o di meno a seconda di che tipo di prodotto si va a fermentare, ma anche della stagionalità, nel senso che a temperature più alte avremo una fermentazione più veloce, più folle, se vogliamo. A 30 gradi è una fermentazione molto intensa, quindi ecco che d'estate andiamo ad usare una salatura un po' più abbondante, perché il sale ha due funzioni principali: quella di aiutarti ad estrarre l'acqua dal prodotto e anche quello di gestire la fermentazione rallentandola. Quindi ecco che d'estate noi, per avere più controllo sulla fermentazione, aggiungiamo tendenzialmente un po' più di sale. Questo ovviamente, se tu lo tieni in un contesto relativamente sotto controllo, in una stanza che ha più o meno sempre la stessa temperatura, non è un grande problema. Quindi noi andremo a fare oggi una salatura a secco. Io ho portato la mia bilancia, andremo a pesare quanto cavolo cappuccio cuore e cavolo cappuccio viola andiamo a lavorare, e poi aggiungeremo la giusta quantità di sale per avere una fermentazione attiva nei prossimi giorni. Vedremo inoltre come andremo a poi gestire la fermentazione. Ho portato un barattolo in cui inseriremo il nostro cavolo e andremo a coprirlo nella sua acqua che avremo estratto col lavoro di frizione manuale e anche attraverso, appunto, l'uso del sale che abbiamo aggiunto. Per avere una fermentazione lattica non ci deve essere ossigeno, e questa è la regola fondamentale della fermentazione in generale. Quindi noi andremo a lavorare e andremo a sommergere il prodotto finito nell'acqua o di una salamoia, oppure in questo caso nella sua stessa acqua che avremo tirato fuori col lavoro. È importante che non esca, perché a quel punto non ci sarebbe la moltiplicazione del lactobacillus, che è il batterio che noi vogliamo che si moltiplichi, perché alla fine è quello che ci serve, è quello che ci fa bene. Noi vogliamo creare un ambiente selettivo all'interno di questa acqua fermentata, un ambiente senza ossigeno, perché solo in ambiente senza ossigeno noi avremo la possibilità di vedere proliferare il lactobacillo e quindi avere una fermentazione
lattica. Qualora pezzi del nostro fermentato dovessero uscire all'aria, sarebbero attaccati da tantissimi altri batteri con conseguente formazione di muffe e una serie di altri prodotti che noi assolutamente non vogliamo e che spesso e volentieri non ci fanno proprio bene. Quindi teniamo sotto controllo il prodotto all'interno del barattolo. Quindi noi prendiamo il nostro cavolo, partiamo, vediamo, prima faccio la tara della nostra pentola. Ok, presentazione Extinction Rebellion, adesso siamo nella merda, venite via la ribellione, serve un cambio sistemico, c'è la presentazione adesso, unitevi. Ok, quindi sono 4 kg 250 di pentola, quindi iniziamo a mandolinare. E cercate, quando possibile, quando fate una salatura a secco, quindi quando non andrete ad aggiungere una salamoia, di fare una mandolinata o un taglio in generale il più sottile possibile. Perché? Perché se poi dovete lavorarlo con le mani per fare in modo che l'acqua fuoriesca, voi volete sempre avere un taglio il più fine possibile. Solo in questo modo sarà poi più facile tirare fuori l'acqua, perché pezzi grossi così vi assicuro che è molto difficile poi lavorarli e far uscire realmente l'acqua relativamente rapido. Quindi noi, molto semplice, abbiamo la nostra mandolina, può essere di tutti i tipi, di tutte le marche, di tutte, si può dire, di tutte le estrazioni sociali della mandolina, però il lavoro che bisogna fare è sempre lo stesso, quindi armarsi di pazienza e andare a fare i nostri taglietti in modo che andiamo ad avere un prodotto . La bellezza del cavolo viola è che a seconda del pH cambia di colore, quindi noi avremo un colore di partenza che è questo viola intenso, scuro, ma diventando acido pian piano diventa un fucsia molto brillante, quindi un colore anche molto bello per tutta una serie di piatti, come per esempio mi viene in mente una bella panzanella. Siamo ora in momento estivo, è un fermentato, quindi insomma ha sempre la sua acidità, ha una sua freschezza e, cosa molto importante, è anche un alimento molto croccante, quindi andiamo ad aggiungere freschezza, croccantezza, digeribilità, andiamo paradossalmente anche ad aggiungere digeribilità a cose che in generale magari non ce l'hanno. E non abbiate paura di fermarvi a quello che è il prodotto singolo, nel senso, certo, il fermentato è anche già bello così, cioè tu hai il tuo fermentato, lo mangi, ti dà una serie di vantaggi così, e tu dici, boh, magari lo essico, il prodotto, diciamo, muore, però, cioè, a me, alla grande maggior parte delle persone magari dà fastidio non avere un fermentato che poi essico, però non abbiate paura di sperimentare. Diciamo, nella cucina tradizionale ci sono tantissimi prodotti fermentati che poi vengono cotti, mi vengono in mente banalmente i crauti che vengono cotti e mangiati caldi, che comunque questo è solo un punto di partenza, poi bisogna, diciamo, sperimentare e lavorare sui propri gusti personali e anche su quella che è la propria immaginazione. Ricordatevi, quando si usa la mandolina cercate inizialmente di lavorare in questo modo, man mano però che il vostro vegetale o qualsiasi cosa stiate tagliando si avvicina, la mano bisogna tenerla aperta e lavorare in questo modo. In questo modo noi lavoriamo in sicurezza e diciamo che le possibilità di tagliarci saranno sempre più limitate. Sicuramente vi sporcherete le mani, col cavolo cappuccio viola non ci sono storie, ci si sporca, è ricco di
una sostanza che tra l'altro è anche verrà, potete diluire in acqua. Questo vi dà la possibilità anche di creare dei brodi molto interessanti. Nella cucina, soprattutto, diciamo, mi viene in mente la cucina ovviamente vegetale, ci si può giocare molto col colore, non solo con la barbabietola, come può venire in mente, ma anche un bel brodo di cavolo, a seconda di come lo lavorate, se aggiungete, come dicevo, degli acidi, oppure se aggiungete solo dell'acqua, può diventare da un celeste bellissimo fino a un fucsia molto intenso. Quindi giocate un po' con i colori. Come si diceva, la cucina vegetale deve allontanarsi da quella, da quell'ottica un po' noiosa che è stata, diciamo, che poi è il motivo per cui i non vegani tendono a giudicarci come, diciamo, senza sapore, noiosa, assolutamente irrilevante dal punto di vista della diciamo voglia di sperimentare. Come vedete anche il coltello, una roba proprio da montagna ho portato oggi per farvi vedere come è facile anche con qualsiasi cosa che avete in casa creare l'opportunità per fermentare e per creare dei piatti. Andiamo. Il cavolo cappuccio cuore è molto interessante al fine della fermentazione perché ha un corpo molto morbido, ha tantissima acqua all'interno, quindi è facilmente lavorabile e facilmente, diciamo, estrarre, è molto facile estrarre l'acqua all'interno del nostro cavolo. Quindi se, diciamo, io posso consigliare un cavolo per iniziare a fermentare, sicuramente il cavolo cappuccio cuore. Il cavolo cappuccio, diciamo, quello tondo, è già un po' più duro, quindi poi richiederà un po' più di lavoro manuale per l'estrazione dell'acqua. Allora, fermiamoci qua, non serve fare grosse quantità. Teniamoci sempre le foglie un po' più esterne per andare poi a creare un piccolo tappo alla nostra fermentazione. Questo, nel momento in cui avremo messo qui il fermentato chiuso con la propria acqua, andiamo a usare delle foglie grandi sopra in modo che i vari pezzettini del fermentato non vadano a galleggiare. Questo ci aiuta un po' a tenere sotto controllo sempre il discorso della fermentazione. È solo una delle mille tecniche di fermentazione, tante persone per esempio questo non lo usano, insomma io preferisco di sì, mi piace avere sotto controllo questo aspetto. Ora, punto fondamentale. Siamo arrivati qua, andiamo a pesare la quantità di cavolo che abbiamo ok. Allora, a questo punto andiamo ad aggiungere il sale, che sono circa 20 grammi. 20 grammi, per farvi capire, è più o meno un cucchiaio da cucina più qualcosa. Un cucchiaio da cucina sono circa 15 grammi di sale, poco di più. Una volta che abbiamo inserito il nostro sale, andiamo a lavorarlo con le mani. Quindi noi andiamo semplicemente a fare proprio un lavoro di frizione manuale. Andiamo a fare questo lavoro e, come si dice, ci sporchiamo le mani. Il colore predominante sarà assolutamente il viola, perché come abbiamo detto
questo è pieno di pigmenti che viaggeranno molto in soluzione acquosa e andranno a colorare tutte le altre cose. Avremmo potuto mettere anche carote e qualsiasi altro elemento. Ricordatevi solo una cosa molto importante: in ambiente di fermentazione tutti i sapori saranno esponenzialmente aumentati, quindi la loro forza sarà incredibilmente aumentata. Non mettete tantissimo aglio perché vi ritroverete una cosa quasi immangiabile, a meno che, nel senso, non vi piaccia l'aglio. Ormai l'obbligo di mascherina è finito, quindi non avete più scelta, dovete stare attenti alla quantità di aglio che andate a mangiare. Per farvi un'idea, per 2 kg e 300 g di cavolo cappuccio, un solo spicchio d'aglio può bastare a dare un ottimo sapore. Quindi per farvi capire quanto veramente ne basta. Anche il piccante è diciamo un alimento a tenere sott'occhio in questo caso. Quindi andremo magari ad aggiungere, mi viene in mente un bel peperoncino, rimanendo in Italia anche solo un peperoncino diciamo calabrese, che non è fortissimo, potrebbe essere un'ottima scelta, ovviamente a seconda dei gusti. Quindi, come potete vedere, se volete venire più vicino, venite. L'acqua sta già fuoriuscendo, non serve lavorare tanto, questo è l'effetto del cavolo cappuccio cuore, come vedete è stato molto facile. Il risultato che noi vogliamo ottenere è una consistenza molle, come vedete l'acqua esce copiosa, molto colorata, questo è il risultato che noi vogliamo. Stiamo rompendo le pareti cellulari, stiamo facendo fuoriuscire l'acqua, ma stiamo anche liberando tutti i sapori e le sostanze nutritive. La cucina, mi piace vedere la cucina vegana, mi piace vederla così, è una questione di energia. Noi con la nostra energia andiamo a lavorare su un alimento che è ancora vivo e tramite la fermentazione arriveremo a un risultato, diciamo, in cui è un dolce gioco tra la vita e la morte. Noi fra 6 mesi avremo ancora un prodotto tecnicamente vivo e questo ci permette di mantenere gran parte dei suoi valori nutrizionali, aumentati poi da una digeribilità non da poco, perché sostanzialmente che vantaggio dà la fermentazione? Perché fa bene perché è così digeribile? Perché qualcuno l'ha già predigerito per noi. Questi batteri che noi andremo a coltivare all'interno del nostro barattolo in ambiente senza ossigeno vanno a scindere i legami del nostro cibo e lo rendono predigerito. Quindi vuol dire che quando poi noi lo digeriamo, non è che andiamo a fare tutto il lavoro che avremmo dovuto fare fin dall'inizio, ma abbiamo sostanzialmente qualcosa di già mangiucchiato, che ovviamente detta così fa schifo, però diciamo fa molto bene. Quindi ecco, noi abbiamo questo risultato, non abbiate paura di, come dicevo prima, di sporcarvi le mani. Ora prendiamo il nostro barattolo, andiamo a inserirci il nostro fermento, schiacciamo bene, schiacciando bene già la sua acqua viene fuori, andiamo ad aggiungere la sua acqua, come vedete è già. Basta un piccolo peso e tutta l'acqua va a coprire il nostro prodotto. Ora prendiamo un po' di foglie, ha già una forma concava, lo giriamo al contrario in modo che possiamo andare a chiudere i lati verso l'interno. Facendo questo creiamo un tappo naturale. Poi ripeto, stiamo veramente usando cose domestiche, quindi domani non avete scuse, tornate al lavoro, tornando al lavoro andate a fare la spesa, vi mettete qua, come avete visto, saranno quanto? 8 minuti che faccio questa dimostrazione, ho già fatto un fermentato. Si fa una leggera pressione,
e adesso bisogna trovare un modo per tenere questa cosa sott'acqua. Quindi cosa andiamo a fare? Prendiamo, guarda, ho portato a casa il primo barattolo che ho trovato ricoperto d'acqua e si va, diciamo, a creare un certo peso. Ovviamente potete metterlo così, potete metterlo così, come volete, l'importante è che stia sott'acqua. Questo è un fermentato, diciamo, domestico. A livello poi, diciamo, per fermare quello che è una situazione di ingresso di insetti, parassiti e quant'altro, si mette una bella garza, ma basta anche un pezzo di carta da cucina con un elastico. No, pellicola no, perché noi vogliamo che traspiri. E ci sarà, molto rapidamente verrà creata, verranno create diverse materie di scarto. In questo momento noi abbiamo dato via a un processo che porterà alla creazione di, a livello diciamo biologico, abbiamo la creazione di piruvato e poi verrà creato acido lattico come materiale di scarto assieme a anidride carbonica. L'anidride carbonica noi la osserveremo immediatamente, nel giro di poche ore vedremo già tutte le bollicine. Quando avrà inizio la fermentazione avremo tutta una serie di bollicine qui, già dal secondo giorno premendo avrete tutte le bolle di anidride carbonica che vanno a uscire. Cosa succede? Anche qui abbiamo la possibilità di scegliere. Se noi abbiamo un coperchio e lo teniamo ben chiuso a lungo, cosa succede? La pressione che si genera con la creazione di anidride carbonica potrà andare a, fra virgolette, essere inserita proprio con la pressione stessa nelle vostre verdure, quindi potrete avere delle verdure, diciamo, frizzanti. Non che siano andate a male, sono sempre fermentate, seguono la stessa logica, però avremo quel sentore frizzante. A me non piace, perché quando prendo qualcosa che frizza in bocca ed è una verdura, in genere mi salta sempre un po', diciamo, non mi fa impazzire, che mi sembra sempre che qualcosa sia andato storto. Però non spaventatevi, se questo è quello che volete, provateci e insomma, fatemi sapere come va. Una garza deve coprire tutto completamente? Una garza, un panno, in questo caso potremmo anche avere. Abbiamo questo. Anche un panno di cotone? Sì, qualsiasi cosa, anche una carta, basta che abbia la possibilità di traspirare. Un elastico o anche un legaccio, delle pinze, qualsiasi cosa, basta che gli insetti non ci vadano dentro, insomma, ripeto. Qui è a livello domestico, in un ristorante funziona diversamente, bisogna avere una garza, tutto deve essere a norma, ogni passaggio deve essere stato testato e deve seguire determinate regole. Ma noi lo facciamo a casa, siamo scazzati, non se ne frega niente, ci va bene anche un barattolo dentro, ma sì, chi se ne frega. Una cosa, se aggiungete dell'acqua, perché come vedete magari l'acqua non vi è bastata, oppure nel corso della fermentazione dell'acqua col gorgogliare, no? Perché alla fine fermentazione deriva da fervere. Fervere vuol dire bollire. Quindi non a caso dell'acqua uscirà sempre, a meno che non abbiate un vaso altissimo come in questo caso e poca fermentazione. Ma vi assicuro che se il fermentato vi arriva qui, troverete sicuramente del liquido intorno già il giorno dopo. Quindi noi andiamo a metterci il nostro, diciamo, la nostra garza o quel che si voglia e lasciamo, diciamo, respirare. Ok. Oppure mettiamo un tappo. Però bisogna ricordarsi di aprirlo e chiuderlo ogni, più o meno una volta al giorno, almeno per la prima settimana. Poi la fermentazione inizierà, il ciclo fermentativo inizierà a scendere. Ogni ciclo fermentativo va appunto, ogni fermentazione va a cicli. Quindi ci sarà una prima fermentazione, poi alla fine di un ciclo fermentativo ricomincerà un altro ciclo fermentativo. In generale è meglio fermare la fermentazione alla fine del ciclo. Come vediamo che il ciclo è finito? Vediamo che a un certo punto l'emissione di gas rallenta e i batteri non stanno più producendo tutta quella quantità di scarto che producevano fino a 5, 6, 10 giorni fa. In quel caso noi andiamo a fermare la fermentazione, e con fermare intendo metterla in frigo.
Il frigo sostanzialmente sotto i 4 gradi avviene una fermentazione, la fermentazione avviene sempre, però avviene ultra rallentata. Quindi noi andiamo ad avere una fermentazione in frigo che in genere ci dura mesi, potrei dire anche anni. Quindi noi abbiamo il nostro prodotto, ha già fermentato, quindi in questo caso, ecco, ha fermentato già 4 giorni. Tolgo il barattolo, ovviamente già dal secondo giorno io vado ad annusare il mio prodotto, sento l'acidità, quel gusto particolare di fermentato e so che sto andando nella direzione giusta. Non spaventatevi se vedete una, diciamo, piccola patina opaca sul biancastro, in quel caso non è nulla di grave. Mi farei qualche domanda senza se vedere colori sul verde, sul marrone, sul insomma colori un po' più diciamo verso la muffa. Ma anche in caso di muffa tantissimi libri diciamo dimostrano che gran parte dei fermentatori professionisti, anche sopra, diciamo, trovando la muffa in superficie, potete raschiare e comunque potreste avere un ottimo prodotto fermentato sulla base, cioè sotto. Quindi anche da quel punto di vista, certo, ovviamente può spaventare una muffa in superficie, però non spaventatevi, potrebbe essere comunque qualcosa di buono ancora, quindi magari andate a verificare. Quindi fra 3-4 giorni potremmo già avere un prodotto diciamo abbastanza fermentato per voi. La fermentazione potete farla durare anche 10 giorni, 15 giorni, a seconda di quello che vi piace. Sono prodotti che fermentano anche anni. Mi viene in mente, che ne so, il miso, la salsa di soia. Cioè, prima di avere un prodotto effettivamente che è quello che cerchiamo, possono passare veramente tanto tempo che addirittura sono prodotti familiari che noi abbiamo creato e i nostri bisnipoti ancora continuano, come in diciamo molto molto in uso in Asia, specialmente in Cina, in Corea ci sono addirittura giare di fermentati che sono veramente secolari, e questo è fantastico perché hanno veramente una storia. Quindi noi ipotizziamo che abbiamo il nostro fermentato. L'acqua di fermentazione non buttatela, potete riutilizzarla in tutti i modi che vi vengono in mente. È acida, con quel sapore diciamo molto, molto sapido. Quindi per esempio questa acqua può essere usata come appunto acidulato. L'acidulato di umeboshi, per esempio, è un'acqua di fermentazione delle prugne umeboshi. Quindi noi con quest'acqua di fermentazione possiamo andare a condirci un'insalata, possiamo andare a fare una salsa, possiamo anche usarla come starter per una nuova fermentazione. Cosa vuol dire? Quando noi creiamo un fermentato, avere già una base di un'altra acqua fermentata da una fermentazione precedente non ci dà, diciamo, l'obbligo di dover ricreare una coltura batterica da zero, ma andando a inserire una coltura batterica già precedentemente sviluppata e molto ricca e molto forte, andiamo a ridurre i tempi di fermentazione di molto. Quindi diciamo creeremo lo stesso risultato in un tempo assai inferiore, e questo ci dà, diciamo, soprattutto in tempi lunghi di fermentazione, con lungo intendo domesticamente parlando, quindi una settimana non è poco. Però se quella settimana può essere ridotta a 4 giorni, è già più facile, diciamo, controllare il proprio istinto di volere le cose subito, come la nostra società un po' ci impone. Abbiamo quindi la nostra acqua di fermentazione, abbiamo il nostro fermentato, in questo caso si presenterà più o meno così, il colore sarà leggermente più chiaro, come dicevamo. Andiamo a comporre il piatto come lo volevo comporre. Noi abbiamo i nostri ravioli fatti prima. Andremo a prendere un po' della nostra fermentazione, la scoliamo un po', di fermentato non serve mangiarne tantissimo, in generale non dovrebbe mai essere visto come piatto a sé, è un contorno, una cosa da mangiare appunto come aggiunta.
nel nostro piatto. In questo caso il cuore del piatto sono i ravioli crudisti di Sedano Rapa. Questo è un'aggiunta che dà colore, dà digeribilità, freschezza, perché comunque è acido, e non da poco completa il piatto. Quindi in questo caso noi andiamo ad aggiungere buccia d'arancia, aggiungiamo un po' di sapore, andiamo a dare un bel colpo di pepe, andiamo ad aggiungere un colpo d'olio, e il nostro piatto è pronto. Se poi volete fare qualcosa di ancora più carino, pepe rosa e un po' di sale affumicato. Assaggiate adesso, prego.